Grazie Agnoletto per l'invito. È difficile, avrei voluto anch'io fare eco alle tue parole palpitanti con altrettanta grinta, ma l'argomento che mi hai affidato è un argomento un po' rarefatto, anche se io ritengo preliminare ed essenziale per alcuni fraintendimenti a cui spesso dà adito. Il medico della persona nell'età tecnologica. Da medico e da storico mi permetto di premettere alla mia argomentazione qualche parola relativa al divario che esiste tra il significato originario dei termini tecne e persona e il loro uso oggi ricorrente, allo scopo di evitare possibili fraintendimenti e frequenti ambiguità ricorrenti. La parola tecnologia deriva etimologicamente da tecne e da logos, discorso sull'arte, sul nostro artigianato, che ha ben poco da vedere con l'odierna scienza applicata alla tecnica, come giustamente viene intesa attualmente. L'ippocratica tecne iatriche o arte della guarigione era una metodologia e una epistemologia che Ippocrate nel trattato Antica Medicina risalente al 420 avanti Cristo diceva essere rispettivamente la via, cioè il metodo, e il principio, cioè la concezione dell'uomo. Cito testualmente: la medicina da gran tempo dispone, grazie ai quali tecne e metodo, in lungo corso di tempo, ars longa, sono state fatte molte ed egregie scoperte, e il resto nel futuro sarà scoperto tramite la ricerca. Era già stato detto tutto 400 anni prima di Cristo. Quanto a persona, è parola che da Fedro a Cicerone a Marziale significa maschera. Maschera del personaggio che recita una parte, comica o tragica, e che solo nel latino basso medievale assume il significato di essere umano, uomo o donna, e poi via via di persona o personalità fisica, somatica, psichica, psicosociale, morale, giuridica, politica. Il personalismo è diventato anche una dottrina filosofica teorizzata da Jacques Maritain, recuperando il messaggio evangelico, teorizzando nel 1935 l'humanisme integral e nel 1947 la personne et le bien commun, facendo eco, a mio avviso, in chiave cristiana, ai principi e concetti e diritti e doveri laici universalmente sanciti dalle dichiarazioni programmatiche degli Stati Uniti d'America e della Rivoluzione Francese. Fine del preambolo linguistico. Sul finire del secolo scorso, alle soglie del 2000, cioè 20 anni fa, lo storico delle idee e filosofo morale Norberto Bobbio rifletteva, sono parole sue, sulla età contemporanea, contrassegnata dal progresso scientifico-tecnico sempre più rapido, irresistibile e quindi inarrestabile, onde, diceva, si può parlare di rivoluzione permanente. Di rivoluzione permanente, aggiungeva, non si può parlare con altrettanta sicurezza nella sfera dei costumi,
dei rapporti sociali, delle regole di condotta. Mentre il progresso scientifico-tecnico non cessa di suscitare la nostra meraviglia e il nostro entusiasmo, continuiamo sul tema del progresso a interrogarci come 2000 anni fa, in contraddizione tra lo sviluppo della scienza e i grandi interrogativi che questo sviluppo comporta. Una bella distinzione fra progresso e sviluppo, Fine della citazione. Guardando al presente, la riflessione è rivolta al passato e viceversa, secondo il buon metodo storico insegnato da Marc Bloch nel métier d'historien. Marc Bloch, sapete, il grande storico francese che non ha potuto vedere pubblicata questa sua opera perché fucilato nel 1944 in quanto partecipe della Resistenza. 2500 anni fa era il tempo nel quale Ippocrate fondava la medicina laica occidentale. Socrate fondava nel dialogo la relazione duale e Pericle fondava nella democrazia ateniese la relazione plurale. Sono concetti e valori tra conoscenza e umanesimo, tra episteme e valenza dell'antropos, che già consolidati nell'illuminismo ellenico oggi sembrano in parte in dissolvenza, sono, non dico scomparsi, ma certamente restano subalterni. Chiediamoci allora come e perché questi stessi concetti e valori perenni di importanza primaria rischiano una loro retrocessione in posizione secondaria, in bio, in C o in promozione. Nell'età tecnologica, la tecnologia medica, e lo dico forte a scanso di equivoci, è un sommo bene che altamente qualifica le società economicamente più avanzate e che contribuisce in misura rilevante in tali società all'incremento della quantità della vita e all'aumento della sua qualità. Una vita più lunga e migliore. Non è solo la tecnologia medica ad aver assicurato questo, Non dobbiamo assolutizzare i meriti, però dobbiamo riconoscerli certamente e apprezzarli vivamente. Tuttavia noi assistiamo al paradosso, ha parlato di paradosso, se ne sarebbe, potrebbero enumerare molti, ma io mi attengo ai limiti del mio intervento. Assistiamo al paradosso che proprio nell'odierna età tecnologica, meravigliosa ed entusiasmante al dire di Bobbio, la persona del medico e la persona dell'assistito percepiscono una realtà in cui troppo sovente l'assistenza è penalizzata, la sicurezza sanitaria è carente, la sicurezza, non l'assicurazione, la sicurezza sanitaria è carente, la liberazione dai bisogni primari è deficitaria. E tutto ciò in palese contraddizione con i principi e valori di assistenza, sicurezza e liberazione umana sanciti già negli anni 40 in tempo di guerra dalla Carta Atlantica delle Nazioni Unite e poi ribaditi e garantiti anche nel 1980 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con la famosa dichiarazione, dite voi se famosa o famigerata, salute per tutti nell'anno 2000, l'anno in cui è arrivata l'AIDS, il 1980. Ecco, a parte queste discrepanze fra realtà e utopia, che sono connaturate a ogni stagione storica, c'è da chiedersi dove stia il nodo da sciogliere per dare ragione a quella che da 40 anni ci conforta, e cioè la bioetica, che nello stesso anno 1980 in cui nasce
si autodefinisce come l'area disciplinare dove si disegnano i principi morali e normativi delle scienze della vita, per significare che ogni presente o futura conquista scientifico-tecnica nel campo della biologia e della medicina deve essere utilizzata per migliorare la qualità della vita. Quanti bioeticisti ci sono oggi che ci dicono queste cose, qualche volta a parole? Per migliorare questa qualità, e non per altro, tra le questioni di vita sul tappeto, voi sapete bene, oltre a quelle di inizio e di fine vita, ci sono quelle di allocazione delle risorse disponibili, ci sono le questioni di etica del quotidiano, che vanno, guarda caso, dal rapporto interpersonale duale tra la persona del medico e la persona dell'assistito e il rapporto interpersonale plurale tra medico assistito e comunità, di cui sono entrambi, medico e assistito, parte importante, per non dire determinante. Oggi la tecnologia, la tecnomedicina cosiddetta, merita il nome di medicina della complessità, intesa anche come multiprofessionale e multispecialistica, e merita il nome di medicina della precisione. Sembra che la precisione sia stata scoperta dalla medicina odierna, ma quando si cercava di definire il diabete, non come faceva il medico medievale assaggiando in punta di lingua una goccia dell'urina del proprio paziente per sentire se era dolce, dosando la glicemia e la glicosuria, la medicina ha sempre avuto questa ambizione di un'approssimazione crescente alla precisione, nel tentativo fallace di diventare una scienza esatta. Io ho scritto un libro intitolato La medicina non è una scienza, ma questo è una cosa del tutto marginale. Ecco, medicina della precisione, badate bene, intesa come predizione clinica, non come prevenzione. Qui ci sarebbe da fare un discorso bellissimo sulla prevenzione, che guarda caso viene prima, perché previene, no? Dal punto di vista economico, si computassimo i risparmi che si potrebbero fare, i risparmi in spesa che si potrebbero fare investendo in prevenzione anziché in diagnostica e terapia, spinte fino all'eccesso. La predizione clinica va benissimo, gli screening e i check-up molto bene, la predizione genomica, la carta d'identità genomica applicata su vasta scala a tutta la popolazione. Non so, sono questi argomenti che andrebbero criticamente affrontati e dibattuti. In questa accezione, che si proietta nel futuro, fiorisce sulla bocca di molti, non solo medici o ricercatori, ma anche uomini politici, esperti di management e divulgatori scientifici, la dizione medicina personalizzata, adeguata, pur se talora spesso dimentica che l'essere umano non è tutto nel suo genoma, come afferma l'odierna epigenetica e come insegna una cultura medica bimillenaria, che guarda oltre la biologia molecolare dell'organismo per vedere la biografia complessiva della persona, con le sue proprie peculiari determinanti familiari, ambientali, occupazionali, culturali, sociali, dagli stili di vita alle condizioni economiche, come ben sanno i medici di famiglia, ancora non detti clinical manager. E allora mi piace terminare con alcune citazioni, sa, lo storico vive di questo. Una è relativamente recente e fa riferimento a un libro intitolato Il medico della persona, pubblicato 50 anni fa da un medico di base milanese, uno che avrebbe potuto scrivere quella lettera che noi possiamo prendere, che hanno letto, ci dice, vergata dalla mano di un medico di famiglia. Lasciava scritto Francesco Salvestroni,
In questo libro, pubblicato da Valletti nel 1968, intitolato Il medico della persona, c'è un'inflazione di roboanti parole di umanità nella professione medica. Si è scambiata la qualità umana della professione, in quanto poggiante sull'uomo nella sua totalità, con la sua qualità umanitaria, in quanto rivolta al bene del prossimo. Non è l'umanitarismo ciò che distingue un medico generale da un cardiochirurgo, poiché ne sono, ne devono essere dotati entrambi, il primo dovendo centrare il proprio studio e la propria abilità sulla conoscenza dell'uomo nella sua interezza, il secondo dovendo invece considerare il proprio campo d'azione delimitato sul cuore e sulle tecniche per restaurarne la funzione. Ma il sommo cardiologo William Hurst, che nella più recente edizione italiana del suo trattato The Heart, considerato la Bibbia della cardiologia più avanzata e avveniristica, ci dice: non ho mai creduto che la rottura della relazione medico-paziente possa essere causata dalle macchine, cioè dalle tecniche. Dopotutto, le macchine, le tecniche sono semplicemente oggetti, e aggiunge, oggetti inanimati. Le macchine sono per sé inumane, solo gli uomini possono esserlo, inumani. E allora permettetemi di concludere citando da storico, ecco questa volta, il Methodus Discendi Medicinam, il modo di imparare e insegnare la medicina, pubblicato a Venezia nel 1727 da Hermann Burhave, professore all'Università di Leida, allora salutato come Totius Europae Preceptor. Goldoni ne ha fatto il personaggio protagonista di una sua commedia intitolata Il medico olandese, il quale scrive: due cose sono necessarie al medico. La prima, che possiede la scienza e la tecnica. La seconda, che abbia quella disposizione di genio che gli è indispensabile ut exerciat medicinam jucundam, cioè che sappia esercitare la medicina in modo affabile. L'affabilità deve essere pari all'affidabilità. La disponibilità non deve essere minore della competenza. Questo, tornando al titolo assegnatomi da Nioletto a questo intervento mio, il medico della persona nell'età tecnologica. In questi giorni di multiple ricorrenze belliche 1918 e sanitarie, cadenza della riforma ospedaliera, cadenza della riforma sanitaria, cadenze di quel che è venuto dopo, partecipando a eventi di varia iniziativa come queste, mi permetto di ricordare sempre che il Servizio Sanitario Nazionale, nato a fatica nel 1978, a fatica, posso dirlo anche da testimone, essendo anagraficamente titolato a farlo, ha avuto come fini da raggiungere due grandi valori: la produzione di salute, non delle prestazioni, della salute, e la produzione, almeno in campo sanitario, della equità sociale. Due valori non disgiunti da non dimenticare. Grazie.